Ok, buonasera. Popolo italiano, come consuetudine, ogni anno il discorso del presidente. I miei collaboratori, quest'anno abbiamo arricchito un momentino il parco, abbiamo anche Babbo Natale. È l'ultimo anno. Poi, siccome hanno deciso che metteranno la tassa anche per i regali, Babbo Natale non aveva le bolle da compagno, l'ha fermato la finanza, gli hanno fatto un culo così. Basta Babbo Natale, basta anche questo, adesso li spegniamo. Cari signori, basta, via. Allora, mi presento, buonasera a tutti. Perché c'ho il naso? Il naso perché voglio ricordare tutti quelli che sono andati al governo hanno raccontato un sacco di cazzate, un sacco di bugie. Questo è per ricordare che le bugie hanno le gambe corte e lo togliamo. Poi voi al governo avete fatto le orecchie da mercante, via. Innanzitutto avete passato bene le feste? Io benissimo, guardate, oggi la posta mi è arrivata, sono contento, come tutti gli anni, mi arriva la posta. Chi è che mi arriva? Ve lo dico io. Mi arriva l'estratto conto della banca che mi dice che hanno bisogno di soldi. Poi mi scrive l'INAIL, poi mi scrive devo pagare qui anche la tassa dell'immondizia, va bene. Mi è arrivata la bolletta della luce, va bene. Mi è arrivata la bolletta del gas, e va bene. Questa è per internet e va bene. Guardate, anche per il 14 gennaio c'ho una visita a fare lo screening. In poche parole, devo andare a far vedere un po' di merda a qualcuno perché dice che posso prendere una gran malattia. Bene, grazie, grazie signori. La posta arriva, arriva un bollette da pagare tutti i giorni, tanto a me come a tutti gli altri. A questo punto della storia mi voglio rivolgere a coloro che pensano che il nuovo al governo sia un certo signor so tutto io. Bene, ti ringraziamo signor so tutto io per tutte le bugie che hai detto. Hai dato 80 euro in busta. Ma sembrerà un'utopia, ma mi sembra che non tutti abbiano avuto quegli 80 euro, che poi quegli 80 euro erano una presa per il culo, perché è un acconto sul trattamento di fine rapporto che avrà ogni dipendente. Bene, se proprio vuoi andare incontro alla gente, dagli 80 euro, ma li togli dall'anticipo della pensione che prenderà quando andranno in pensione, se non moriranno prima. Ecco, allora fai una bella riforma. Una riforma di che genere? La riforma sulle pensioni. Falla veramente. Prendi tutti quelli. Allora, prendiamo, annulliamo la legge Fornero, che ha rotto solo le balle. Prendiamo. Chi è che ha 60 anni, vai a casa, prenditi la tua pensione e lasciamo il posto ai giovani. Creiamo i posti ai giovani. Voi invece al governo come fate? Prendete dei soldi dalle tasse, dalle entrate, li mettete tutti in un cesto. Poi quando dovete fare qualcosa andate ad attingere e li spendete dove vi pare. Poi vi trovate che per la sanità, vi trovate che per le pensioni non ci sono più fondi. Un bravo commerciante, un bravo amministratore, quando vende un prodotto dice il guadagno lo metto qui, la vera sorte vado a reinvestire perché sennò io ho impoverito la mia attività, allora mi serve per incrementare, più una parte del guadagno mi serve anche per aumentare il mio capitale d'impresa, il resto mi serve per pagare le spese di gestione e per sopravvivere. Invece voi no, al governo qua tanti ne prendete e tanti ne buttate via dove cazzo vi pare a voi. Vediamo gli sprechi i più grossi possibili. Dite che volete sconfiggere la mafia, ma la mafia siete voi cari governanti, perché se è vero che avete ostacolato il voto degli italiani, l'avete oscurato, mi sembra che un certo signor Grillo avesse avuto un 40% di voti. Bene. Poi altri hanno avuto varie percentuali, ma sta gente non li avete mai voluti far governare. Cosa vuol dire? Che volete fare la riforma per il governo? La riforma è attuare le riforme che ci sono, che chi vince le votazioni deve andare a governare, gli altri fuori dai maroni.
Gente che ha fatto due, tre legislature, basta, basta, andate a casa, andate a casa. Mettetevi le mani in tasca veramente e dite io ho rubato e questo è il mal tolto, ma sono solo chiacchiere. Perché voi, che siete stati nella stanza dei bottoni, avete sempre governato come vi pareva. Io voglio dire una cosa, arriva a fine dell'anno, io devo fare tutti i miei conti. Se a fine d'anno non riesco a pagare quello che devo pagare, mi devo vendere o un gioiello, oppure devo andarmi a vendere, che ne so, la macchina, oppure, sì, anche vendere il culo, perché si può anche andare a darvi al culo. Perfetto. Allora, quando avete fatto sì che avete sempre aiutato le aziende grandi, quelle grandi aziende, non voglio fare nomi, una che faceva le macchine di Torino, ma adesso non è più a Torino l'azienda, ha portato l'amministrazione fuori perché si sono accorti che da voi non c'è più niente da mungere. Allora, cosa fanno? Che quando minacciavano di lasciare a casa i dipendenti, lo Stato arrivava e dava soldi e aiuti, aiuti, aiuti. Ho capito. Quando perdono, perdiamo noi. Quando guadagnano, guadagnano loro. Adesso che sono andati via con la loro amministrazione, zitti, zitti, qua e là, adesso come la mettiamo la questione? Sempre dalla parte sua? No, adesso quando porti un camioncino da dove lo fabbrichi, qui devi pagare, perché se voi andate a comprare un camion, faccio per dire un furgone, un daily qui in Italia, ci vogliono 36.000 euro. Lo stesso furgone, se l'ho comprato in Polonia, ne costa 26. Cosa vuol dire? Che là, per paura della concorrenza di altre aziende, abbassano i prezzi e a noi in culo. Grazie signori, grazie, grazie, grazie. Cari signori governanti, se proprio volevate dare una mano agli italiani, cosa dovevate fare? Dovevate dirgli, guarda, per quest'anno è un anno critico, io non ti do un incentivo per far che cosa? I pannelli solari. Cazzo me ne frega a me dei pannelli solari. Io devo investire per risparmiare. Ma secondo voi, le vostre aziende, quelle dell'energia, se c'è da guadagnare, il guadagno me lo fanno fare a me, ma non siate imbecilli. Perciò, ragazzi, voi ve l'aspettate, cari italiani, merda, merda, merda per tutti, un po' di merda non fa male a nessuno, e adesso ve la mandate. Forza! Oh, via, merda. Oh, via, basta, basta, perché sennò questi qui ci portano via tutto il tempo, io non riesco a spiegare tutto. Allora, avete fatto sì che le autostrade venissero privatizzate. Bene, mi fa piacere, è una società per azioni. E adesso quando io vado in autostrada mi trovo il cartello munirsi di che cosa? Di attrezzature invernali, gomme antineve, di catene. Ma una volta, prima che la tassa di circolazione, si chiamava tassa di circolazione, adesso l'avete fatta diventare tassa di proprietà. Io lo so il perché l'avete fatto, così siete sicuri di fare i conti in tasca sempre agli italiani e di prenderli di sicuro. Se io non posso adoperarla quest'anno, questa macchina, perché mi fai pagare una tassa su un'autovettura che, visto i costi gestionali, io devo tirare la cintura, non la posso tenere ferma? Pago le tasse anche se non le adopero. Questo è il fatto perché? Perché prima, quando era tassa di circolazione, eri te stato che se io mi trovavo in autostrada mi dovevi tenere pulita l'autostrada. Ma noi italiani non siamo imbecilli. Se io pago un pedaggio, il servizio lo voglio in autostrada. Voglio che voi le autostrade le teniate pulite. E no che da Bologna venire in giù con la neve, come è successo qualche anno fa, ti sequestrano con i camion dentro l'autostrada perché sono inefficienti nelle strade normali a pulire le strade. Allora io le tasse per cosa le pago? Le pago per tutti i cazzi vostri, per andare voi con le vostre fighe a fare i vostri giri dove? Alle beauty farm, in vacanza. Si vedono i casini che avete fatto. Ma io vi consiglio a fine anno a raddoppiare le scorte, perché per la strada la gente vi menerà di sicuro, o perlomeno merda, merda, merda per tutti. E per tutti quelli che hanno fatto questo, io consiglierei, perché sono quei vecchi, gli consiglio del bel Falqui, andate a cagare, vi dovete cagare tutti addosso, hai capito o no? Andiamo avanti col programma, il programma è bello, bello, bello. La legge sulla privacy, bello,
Bello, anche questa qui è una di quelle cagate all'italiana che solo in Italia succede. Allora, io ti devo firmare a te un foglio dove ti dico che non puoi trattare i miei dati. No, aspetta, perché dobbiamo riempire tutta sta carta? Io non ti devo dire a te non adoperarli. Tu non li devi adoperare. Li potrai adoperare solo se io ti autorizzo. Se no, amen. Questa è la vera privacy. Non rompete le palle alla gente. Questa è la legge sulla privacy, tutti dicono, va bene. Poi, cosa hanno fatto quest'anno? Hanno detto, adesso diamo 80 euro a ogni bambino che nasce. Chi è quell'italiano cretino che va a fare dei bambini adesso? Va a mettere al mondo dei bambini. Come nasce un bambino in Italia? Ha dei debiti. Va a condividere i debiti con gli altri. Perciò questi soldi tu, governo italiano, li toglierai agli italiani, i soliti coglioni, i soliti noti, e li darai a chi? A quelli che, poverini, non hanno niente, hanno solo 3, 4, 5 figli per uno. E bisogna passargli l'asilo, bisogna passargli le scuole, il pulmino gratis. Andate a fare in culo, merda, merda, merda per tutti. Poi, vogliamo riformarlo veramente questo governo? Bene, si partono dalle basi. I vecchi proverbi dei nostri vecchi dicevano che i problemi vanno risolti a monte. Bene, vogliamo fare veramente un investimento per le scuole? Parliamo di scuole, istruzione, istruzione. Istruzione, secondo voi, che cos'è? Istruire la gente a rubare come fate voi? Perché se noi, faccio un esempio, qua a Rimini, nella provincia di Rimini, abbiamo delle colonie che sono lì, obsolete, che non servono, non fanno costruire, non si può fare niente. Bene, facciamo una cosa, facciamo le università dentro le colonie, nell'altra colonia di fianco facciamo il dormitorio, perciò noi vecchi, io mi considero vecchio, 56 anni, facciamo un investimento sui nuovi giovani, sui nuovi imprenditori, sui nuovi capi di governo che dovranno nascere, che sono già nati, che saranno a scuola. Allora investiamo su questi giovani in un'istruzione corretta, in modo che vada avanti chi va avanti per meritocrazia, non solamente il figlio dell'avvocato, il figlio dell'ingegnere o del dannaroso che possa comprargli un appartamento a Urbino o a Bologna o a Milano a poter studiare a forza di calci nel culo e poi forza di calci nel culo a andare a occupare uno spazio nella vita dove prenderà tangenti. No, noi vogliamo gente per meritocrazia e chi non è capace, via, carne da macello. Queste sono le riforme che vanno fatte. Perciò, signori, a quelli per le istruzioni, merda, merda, merda per tutti. Investiamo nei giovani, questa è la vera cosa. Se no i nostri cervelli vanno via all'estero e noi ci troviamo solo con niente, un pugno di morte. Basta, che ce n'è di quelli che non meritano neanche la merda. Andiamo avanti. Si sta parlando della riforma sulle votazioni. Bene, bene, bene. Allora, facciamo una cosa. Votare è molto importante. Chi non va a votare può essere esonerato solo per due motivi. Primo, dunque, innanzitutto è un'obbligatorietà, è un diritto, è un dovere di ogni cittadino partecipare alla politica. E tu vai, se non vai a votare, ti metto una tassa, che ne so, di 100 euro, 200 euro. Tu non vai, non c'è problema, hai i tuoi buoni motivi. Per me è plausibile solamente se sei all'estero per lavoro e non ti puoi recare nel posto a votare, oppure se sei momentaneamente morto, io ti esonero da questa tassa. Se no, con queste tasse qui, sai quante ne mettiamo a posto di buchi che avete fatto voi? Perfetto. Un'altra cosa, quello sul suddividere, l'ho detto a posto. Noi dovremmo essere una di quelle nazioni che vive sul turismo. Noi abbiamo una bellezza in Italia che non viene valorizzata da nessuno. Abbiamo avuto al governo tutte emerite teste di cazzo che hanno cercato di boicottare. Noi siamo la Romagna, per dire qui in prima riga, e in prima linea abbiamo tante di quelle belle novità, diamo il là a tutta l'Italia, a tutto il mondo per la moda. Abbiamo fatto locali sulle spiagge, no, cosa arriva? Dopo che li hanno costruiti si accorgono il comune, cosa c'è? Qualcosa che non va bene? Arriva l'USL che non va bene?
Ma li volete mettere d'accordo tutti sti enti, che quando uno fa qualcosa, vai, controlli, fai questo, questo e questo, lo sto facendo, basta, finito. Diamo lavoro ai giovani. Dobbiamo lavorare noi di turismo, con tutti i 7.000 km di coste che abbiamo, dovremmo lavorare con la montagna, dovremmo lavorare col mare, con le colline. E allora, a questo punto qui, fate una roba. Basta, 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 merda, merda, merda per tutti. Via, oh, andiamo avanti. Oh, andiamo avanti col programma. Oh. Allora, se è vero, basta, basta, basta. Se è vero che un politico lavora per governare l'Italia, si deve impegnare a farlo al meglio. Lui viene pagato, anzi strapagato. Gente che occupa delle cariche vengono strapagati, perciò devono essere capaci. Se è vero che un impiegato di banca, un dipendente di banca che sta alla cassa ha un'indennità di cassa, che cosa vuol dire? Lui ha un'indennità di rischio, che se sbaglia a fare i conti, a mezzogiorno, quando tira la riga, deve cacciare di suo. Tu, amministratore, se hai sbagliato, dobbiamo venire a casa tua e portarti via tutto. Se non ti sta bene, vai via, prego. O se no, di giorno fai l'operaio e la sera fai politica, se proprio ci credi. Io non ce l'ho solo con i politici, ce l'ho anche con chi li va a votare, perché innanzitutto è questo l'importante. Bene. Allora, io voglio dire una cosa. Per me, l'ho detto tante volte, il bollo di un'autovettura, la tassa di proprietà su un'autovettura, è un furto. È un furto perché se tu mi fai pagare il bollo come tassa di proprietà e io non lo posso adoperare, tu mi stai derubando, perché se io pago una tassa su un appartamento che ce l'ho, vuol dire che io lo calpesto, lo utilizzo. Ma se io l'appartamento è sfitto, non l'adopero, la tassa non te la devo pagare. Così pure un'autovettura, bene, io ti pago il bollo, ma se in Italia non posso viaggiare a più di 130 km all'ora in autostrada e ho una macchina che ha 200 cavalli, tu mi fai pagare le tasse per un'autovettura di 200 cavalli. A me ne bastano 30 di cavalli per fare 130 km all'ora. Allora vuol dire che il resto è tutto un furto e voi mi state derubando. Però voi che siete là al governo, siete capaci a fare i conti ben bene. Le accise sulla benzina, voi non lo fate. Ecco, adesso sta calando il prezzo del gasolio, si paga 1,3 qualcosa, e la benzina, la super, 1,4 qualcosa. Bene, voi, se è vero che è calato del 50% il costo del greggio, del barile, che da 100 è arrivato a 43, mi sembra, a 43 mi sembra, allora vuol dire che noi dobbiamo avere un risparmio. Invece voi dite no, sono le accise. Voi siete stati furbi, furbi, perché avete avuto l'occhio lungo, avete detto noi non facciamo la tassa in base al capitale investito, sì, sull'IVA, sì, l'IVA in base al capitale. Qui invece cosa facciamo? Glielo mettiamo in base ai litri. Per quale motivo? Per quale motivo? Per il motivo che con i litri non ci freghi, tot litri, tot tasse che paghi, vai a litro. Hai capito? Bene. Allora, a questo punto qui, agli italiani, le accise rimangono tali e quali, perciò è tutte accise. Ancora, ma siete capaci di andare a vedere là nel libricino che ancora stiamo pagando delle accise vecchie di 60 anni? Ma cos'è? I soldi sono come le botte? Una volta prese, una volta date, sono date. E va bene, va bene. E siete contenti così? No, va bene, no? Funziona, vero? Basta che i numerini vanno avanti. Scarico ormai. Allora tocca caricare. Prendi il caricabatterie che è di là, va bene, e gli attacchi la spina. Perfetto. Allora, io voglio dire una cosa. Perché noi qua in Italia dobbiamo avere 10.000 documenti? Tu vai in un posto, devi avere, allora, devi avere che cosa? Patente, certificato sanitario, poi devi avere che cosa c'è? La tessera sanitaria, e poi deve... Basta. Io voglio avere un microchip al collo come il cane, in modo che così quando vado in un posto, voi avete tutto qui e io sono a posto. Perché io quando vado in un comune per fare una fiera mi chiedono
il DURC, che sarebbe il documento dove io attesto che sono in regola con i pagamenti. Dovrei essere tu, ente preposto, a controllare che io sia in regola. Non che io ti devo dire firmare, controfirmare, sì, sono in regola. Cioè, sono tutte le cazzate all'italiana. Bene, bene, bene. Voglio dire un'altra cosa. Poi, per quanto riguarda Jobs Act, ma perché non parlate in italiano, visto che dovete governare l'Italia? Visto che dovete governare l'Italia, perché non parliamo in italiano? Le riforme del lavoro, poi parlate di Nazareno. Allora, chi vi vota, l'80% della gente in Italia, tutte queste parole difficili, politichesi, non le conosce. Allora, voi signori, che parlate troppo inglese, merda, merda, merda per tutti. Tanta di quella merda. Oh. Ok. Bene. Oh, e siamo a posto. E adesso andiamo avanti ancora col programma. Noi, diciamo, in Italia potremmo diventare un'attrazione turistica per tutto il mondo. Lo siamo, abbiamo il 67% del capitale, del patrimonio mondiale. E cosa succede? Non veniamo aiutati da nessuno. Bene, allora noi italiani dovremmo fare che cosa? Fare delle infrastrutture, dei porti. Arriva uno che viene in vacanza qui al mare. Cosa cerca? Cerca un porticciolo da mettere una barchetta di 4 metri per sognarsi un transatlantico. No, cosa arriva? Arriva qua, cemento su cemento. I parcheggi in riviera costano un casino. La gente ha questa macchina, sto diavolo di macchina, non lo posso mettere da nessuna parte. E poi arrivano i vigili, fanno la multa e di qua e di là. Ammazzare il turismo, abbiamo troppi enti inutili da mantenere. Via allora. Scusate, ma l'acqua costa poco. Sappiate che l'acqua costa 2 centesimi alla tonnellata. Il che cosa vuol dire? 1000 litri d'acqua costano 2 centesimi. Però cosa hanno pensato? Qualcuno ha pensato che bisognava dare l'acqua in mano a qualche amico, qualche cugino, qualche parente che sfruttasse l'acqua che è di tutti. Bene, quando vai a comprare una bottiglia d'acqua, questa bottiglia di merda di plastica viene buttata, dispersa nell'ambiente. Bene. Gli italiani non lo sanno. Quello che guadagna con l'acqua ci mantiene una squadra di calcio, anche due, o tanti hobby. E tu quella bottiglia di plastica, disperdendola, la vai a pagare altrettante volte per andarla a raccogliere per poi demolirla, perché produci un rifiuto. Sui rifiuti ci sono i soldi. Allora, l'acqua costa poco, costa di più l'involucro di tutto il resto. Cosa vuol dire? Che noi in Italia non capiamo un cazzo. Provate a pensarci. L'acqua, l'acqua, la paghi, vai al ristorante, poi la paghi quanto? 2,50 euro una bottiglia d'acqua. E a un contadino gli date 1 euro in un litro di vino? Ma siete matti? Avete fatto buttare giù i vigneti? Avete fatto buttare giù gli oliveti? Avete dato gli incentivi per ammassare le vacche? Per ammassare i vivai nostri? Gli allevamenti? Bene, cosa vuol dire? Che al governo ci sono state solo emerite teste di cazzo. Perché se noi in Italia siamo bravi ad allevare le mucche e a coltivare dei vigneti, perché dobbiamo demolirli? Perché l'Europa non gli sta bene? Bene, allora, saliamo con i trattori a cingoli sulla nostra frutta che viene dalla Sicilia, che gli danno 13-14 centesimi al chilo e pagano poco gli operai. Tanto come fai a mantenere dei costi in un'attività? C'è gente che non ce la fa. Poi lo Stato fa sì che vengano dalla Spagna, che vengano da altri paesi. Voi non siete in grado, cari governanti, di stare lì e dire noi popolo italiano, voi siete un popolo di merda, voi!
Perché noi siamo italiani, noi che ci spacchiamo il culo a mantenere voi. L'altro giorno ho visto alla televisione che cosa? Un servizio dove dei sindacalisti andavano in protesta e venivano menati. Per colpa di chi? Per colpa dei governanti che avevano paura. Ma vi dovete dimettere, dovete farla basta con il bianco, il rosso e il verde. Qui si tratta di salvare l'azienda Italia, non ce la facciamo più. Io sono indietro col pagamento dei bolli delle macchine, non mi vergogna dirlo. Ma come me, altri. Io sono indietro con i pagamenti alla banca, perché deve avere dei soldi anche la banca. E li avrà, pian piano, speriamo nell'anno prossimo. E tu mi vieni a chiedere a me, alla fine di dicembre, l'anticipo sull'IVA? Devi andare a morire di un colpo secco, perché tu mi vieni a dire a me quanta è la previsione che io dovrò pagare per quest'altro anno. Cazzo ne so, che qui ogni anno lavoriamo sempre meno. Bene, allora a tutti quelli che fanno sì che venga richiesto l'anticipo, consiglio evacuo, così andate a cagare, bastardi, voi. E poi vi do anche l'eucesina, così andate a cagare lo stesso. Hai capito o no? E vi do del Gutalax. A tutti voi governanti. Merda, merda, merda a nome di tutti gli italiani che si sono rotti il cazzo. Te non canti più? Cantavi tanto bene, merdoso. Si è stancato. Si è stancato. No, canta anche lui. Per voi, alla faccia vostra. Voi che non volete bene agli italiani. Merda, merda per tutti. Noi siamo il vostro popolo, non è l'Europa, non è la Germania. Voi girate con le auto blu, che macchine avete? Avete delle macchine tedesche? Andate a fare in culo. Merda, merda per tutti. Allora, adesso vi dovrebbero venire a cagare davanti casa gli italiani. Io adesso sto preparando i versamenti per l'anticipo per voi. C'ho il pappagallo qua sotto. Ve lo sto preparando, ogni settimana verremo a versarne alle casse dello Stato, a voi che sprecate i soldi della comunità. E fate una cosa, non tiratemi fuori che adesso ci farete mangiare mortadella, che ne abbiamo avuta abbastanza. Quando c'era il salame Milano ne avete dette di cotte e di crude, ma col salame Milano si stava tutti bene, con mortadella, non credo. Però, ragazzi, noi, e parlo a nome di tutti gli italiani, perché esimi italiani, siamo stanchi, non ce la facciamo più a digerirvi. Prendiamo dell'Alka-Seltzer e vi digeriamo. E siccome siamo stanchi di prenderla nel culo, direi Proctolin, un bel unguento nel culo, visto che ce lo volete mettere sempre nel culo. Allora, per quest'anno vi avrò delusa qualcuno, eh? Ma qualcuno dovrà pensare un momentino. Queste sono le parole di un cervello disabitato, di uno dei tanti 60 milioni di italiani che si sono stancati di questa guerra che subiamo tutti i giorni. Ci si meraviglia se in Siria l'ISIS sta facendo una guerra con degli ideali. Noi, e lì si ammazzano, e mi dispiace perché la vita è sacra per tutti, però. Io voglio dire una cosa, noi stiamo combattendo una guerra tutti i giorni dove vengono calpestati i nostri diritti, perché qui in Italia stiamo subendo l'invasione da parte di chi? Di gente che arrivano qui, si impadroniscono dei nostri diritti e con le nostre leggi ci sottometteranno. E non ditemi che sono un matto io ho due nipoti che non possono andare all'esilio qui nel mio paese. Perché? Perché se vanno pagano 580 euro di retta, perché hanno i figli, i genitori che hanno un reddito. Però, poverini, quelli che il reddito non ce l'hanno vanno gratis. E allora io che cazzo pago le tasse per mantenere chi è che mi viene a invadere? Allora, io parlo a nome degli italiani. Noi, cari italiani, siamo in una barca che fa acqua da tutte le parti. E allora cerchiamo di salvare il salvabile. Smettiamola con tutte queste ipocrisie e vi voglio fare un augurio. Speriamo che il 2015 sia un anno proficuo per tutti noi. Adesso
Io vi consiglierei una cosa, visto che le uniche cose azzeccate ultimamente che sono qui in Italia sono le previsioni del tempo. E allora loro quando dicono che nevica, oh, te guardi l'orologio, nevica e non si sbaglia. Allora, visto che loro non sbagliano mai, prendiamo i nostri politici, mandiamoli a casa tutti a pedate nel culo e mandiamo al governo i meteorologi. Almeno loro ci azzeccano. E ci sapranno dire per tempo quando smetteremo di prenderla nel culo. Ciao bastardi da Max, questo è il versamento, questo è il culo, questa è la mortadella e questi sono tutti i miei amici. Andate a cagare tutti, andate tutti a cagare. Merda per tutti, merda, 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 merda. Eccolo qua, guarda qua. Via, vedete bene le scritte? Si vedono? Vai, cervello APR, Associazione Pataca Romagnoli. Vai, e poi leggi, cervello disabitato. Oh. Ciao bastardi, a cagare tutti.